Proprio nella giornata di ieri il ministro delle Infrastrutture Toninelli ha visitato le infrastrutture siciliane. Nei mesi passati era stata attivata un'unità di crisi proprio sia per le infrastrutture che anche per le scuole. Noi ci chiediamo, ma le nostre caserme sono sicure? Necessita di un intervento serio, necessitano di economie per poter ristrutturare. Oltre a questo chiediamo un intervento per rimpinguare i mezzi che mancano. Vogliamo mezzi adeguati ai tempi e alle emergenze che si susseguono. Chiediamo che vengano aperte le caserme di Palagonia e di Rocca Lumera, non possono rimanere delle incompiute. La popolazione merita rispetto e anche i soccorritori. Noi ci chiediamo quanto vale la vita dei soccorritori e della popolazione. Noi vogliamo risposte dalle istituzioni che si sono succedute negli mesi qui nel nostro territorio. Abbiamo inviato un'altra missiva al ministro Salvini, a Candiani, al ministro del lavoro Di Maio. Ora aspettiamo i risultati. Delle pacche sulle spalle, sinceramente, ormai siamo stanchi. Vogliamo che si attivi uno stato di emergenza vero e proprio per la Sicilia, visto quello che è accaduto in questi mesi. Noi aspettiamo queste notizie, è giusto che gli diamo del tempo, però il tempo costa tantissimo, costa vite alla popolazione e ai soccorritori che rischiano quotidianamente lavorando in precarietà.